The severe drought in several parts of Europe has brought to sight unexpected and rather unwelcome relics of the past. Då kände jag någonting och jag trodde att det var en pinne, så jag var beredd på att kasta det. Men det gjorde jag inte. Då tog jag upp det och sa till pappa, pappa, jag hittade ett svärd. Anche se 15 anni potrebbero non sembrare molto tempo in termini di tecnologia e tendenze, guardare come erano gli oggetti poco più di un decennio fa espone spesso a grandi meraviglie riguardo al passato. Folle di persone sono rimaste sbalordite da quali tipi di souvenir e beni preziosi sono affondati in fondo al famoso canale Saint-Martin a Parigi, in Francia, durante una recente operazione di manutenzione obbligatoria della città. Non crederai mai a quali meravigliosi tesori e reliquie sono stati scoperti nell'antico specchio d'acqua di 200 anni, nonostante sia stato ricoperto di fango per molto tempo. Ecco alcuni degli oggetti più strani scoperti nei corpi idrici drenati. Spada di 1500 anni. Saga Vanecek, una bambina di 8 anni, stava aiutando suo padre con la sua barca sul lago Widostern quando ha calpestato una spada di 34 pollici in una fondina in pelle di legno. Ha scoperto la reliquia durante l'estate nella casa di villeggiatura della sua famiglia nella contea di Jönköping. Si pensa che la spada avesse 1000 anni, ma uno studio successivo ha rivelato che era stata creata circa 1500 anni fa. Secondo Michael Nordstrom del Jönköping County Museum, tali spade sono rare nel lago. A causa di una siccità all'epoca, il livello dell'acqua era eccezionalmente basso, il che è presumibilmente il motivo per cui si è stati in grado di scoprire questa vecchia arma. Secondo la ragazza, sentì qualcosa nell'acqua e la sollevò, coprendo un manico e andando a informare subito suo padre che quello che aveva trovato somigliava a una spada. Suo padre, Andy Vanecek, inizialmente presumeva che sua figlia avesse scoperto un bastone o un ramo insolito nell'acqua, ma dopo aver consultato un amico si rese conto che era una spada molto antica. Questa scoperta ha spinto il museo e il consiglio locale a condurre ulteriori scavi, dove hanno scoperto una spilla del III secolo. La contea di Jönköping prevede che molti altri antichi manufatti possano essere scoperti nel lago in futuro. La spada è tenuta nel museo locale ed è in ottime condizioni. Pietre della fame. Nel corso degli anni il clima caldo e secco dell'Europa ha rivelato una pletora di tesori archeologici. Una di queste reliquie, che è riemersa in mezzo alla siccità, serve come promemoria rispetto alla storia in comune delle siccità in Europa. Secondo i resoconti della Repubblica Ceca, hanno iniziato a comparire pietre per la fame che informavano le persone delle difficoltà legate alla siccità. Più di una dozzina di pietre per la fame sono state scoperte dentro e intorno alla città di Decin, attraversata dal fiume Elba. I livelli dell'acqua del fiume scendono a causa del tempo in fiamme, rivelando le rocce scolpite con datteri e messaggi. Il primo visibile risale al 1616. Queste pietre della fame non solo documentano la siccità, ma tengono anche un registro delle condizioni difficili e avvertono le persone dei problemi futuri. Una delle rocce dichiara che la siccità ha portato un raccolto scadente, una scarsità di cibo, prezzi elevati e fame per i poveri. Sulle stesse rocce un'iscrizione tedesca recita: «Quando mi vedi, piangi». Questa pietra della fame è diventata una popolare attrazione terroristica nella Repubblica Ceca. È uno dei più antichi punti di riferimento idrologici dell'Europa centrale e perché per una diga costruita sul fiume Elba nel 1929 la roccia è visibile circa 126 giorni all'anno. Gli esperti hanno avvertito che la siccità del XXI secolo è tra le più gravi, causando carenza di precipitazioni durante mesi, danneggiando gravemente la vegetazione, e che se la situazione peggiora, gli orribili scenari iscritti su queste pietre della fame potrebbero diventare realtà. Forte Moki. Il lago Powell è un serbatoio artificiale sul fiume Colorado tra Utah e Arizona. È ben noto come il secondo più grande serbatoio artificiale negli Stati Uniti d'America. Un lago con una capacità di 24,5 milioni di piedi, ma la lunga e cronica siccità ha ridotto il livello dell'acqua di 100 piedi. Questo calo del livello dell'acqua ha portato alla riesumazione di numerosi misteri interessanti che erano stati sommersi per più di 4 decenni. Le antiche rovine di un forte sono la rivelazione più intrigante e mozzafiato del lago Powell. Il sito è stato chiamato Fort Moki dai primi esploratori e minatori d'oro ed è un monumento religioso che si pensa abbia circa 1000 anni.
Secondo la leggenda locale, questo forte fu eretto dall'antico popolo del deserto e gli spiriti invisibili lo custodivano anche dopo essere stato sommerso dalle acque del lago Powell alla fine degli anni 60. Il monumento si erge su un frammento di terreno costituito in gran parte da pietra e fango. Questo era uno storico forte dei nativi americani che ora assomiglia a un antico naufragio. Oggi rimane solo un tumulo di pietre, di zavorra e legni, e i legni sono piuttosto marci, ma i siti continuano a dominare l'area. È la prova che la vita è fiorita qui ad un certo punto della storia umana. Scultura di Buddha senza testa. Migliaia di persone si sono recate in Thailandia centrale nel 2019 quando una siccità ha ridotto i livelli dell'acqua in un serbatoio della diga a un minimo storico. Questo fece sì che riemergesse un'antica venerata statua di Buddha sommersa. I resti di Warnong Buayai, un tempio contemporaneo che fu sommerso durante la costruzione della diga circa 2 decenni fa, furono rivelati quando il serbatoio raggiunse a meno del 3% della sua capacità. Centinaia di persone hanno attraversato le strutture fatiscenti del tempio sulla terra incrinata disseminata di pesci morti per rendere omaggio alla statua. È una statua di Buddha senza testa alta 4 metri decorata con fiori. Durante la stagione delle piogge il tempio è per lo più sommerso. La diga ha una capacità di 960 milioni di metri cubi e una volta annaffiava oltre 1,3 milioni di acri di terreni agricoli in 4 province, ma a causa della siccità attualmente può irrigare solo 3.000 acri. Un uomo che risiedeva vicino al tempio ha ricordato che quando era più giovane veniva alle strutture degli elefanti lì di fronte all'edificio principale del tempio per giocare con i suoi amici. Era il punto focale della comunità all'epoca, ospitando cerimonie, rituali e programmi educativi, oltre a fungere da parco giochi e spazio ricreativo. A parte il tempio, ci sono le rovine di 700 vecchie case del villaggio. Canale Saint-Martin, Parigi. Il canale Saint-Martin è una delle attrazioni turistiche più ammirate e famose di Parigi, in Francia. Lo splendido specchio d'acqua fu istituito nel 1825 durante il regno di Napoleone Bonaparte, con l'obiettivo di aumentare l'approvvigionamento di acqua potabile della città. Il pittoresco canale d'acqua, lungo 3 miglia, collega il Port de l'Arsenal al bacino del canale della Villette, con sezioni che attraversano sia la città che altre sotterranee. Tuttavia, negli ultimi 200 anni il canale si è evoluto in qualcosa di diverso da quello che doveva essere. Il Canal Saint-Martin è diventato un'attrazione turistica nel corso degli anni, sia per i parigini locali che passeggiano per la splendida zona che per gli estranei che visitano l'affascinante città. Le splendide passerelle in stile veneziano del canale, i ponti a dondolo e le chiuse sono illuminate da piccoli caffè e bistrò lungo la strada e sono sempre piene di tutti i tipi di persone pronte a immergersi nell'atmosfera parigina mozzafiato. Tuttavia, ogni 15 anni circa in particolare, negli ultimi anni, emerge un nuovo scopo, un'opportunità unica da esplorare nell'area. La gente non vede l'ora di vedere il canale quando è completamente prosciugato da tutto il suo contenuto. Per il nuovo anno, nel 2016, era finalmente il momento di ripulire il canale e rivitalizzarlo. L'operazione di manutenzione è significativa per l'area e il lavoro stesso richiede 3 mesi. Si tratta di drenare tutti i 90.000 metri cubi di acqua dal canale, pulirlo tutto e poi riparare ciò che è necessario riparare. Le attività di manutenzione non richiedono solo pochi mesi per essere completate, ma il costo totale del progetto di pulizia è di qualche milione di euro. Questo progetto è sicuramente un investimento utile per la città, ma c'è qualcos'altro che ha suscitato l'interesse del pubblico. Hai mai riflettuto su ciò che si trova sotto la superficie dell'oceano? Ci devono essere tesori e manufatti antichi da naufragi e navi perdute in mare. Ma che dire dei canali artificiali come il canale Saint-Martin? Si scopre che dopo precedenti pulizie, alcuni artefatti intriganti sono stati svelati durante il processo di drenaggio. Durante la precedente pulizia del canale Saint-Martin nel 2001, molte gemme e tesori storici significativi sono stati ritrovati. Un totale di 40 tonnellate di rifiuti sono stati trovati nell'acqua, ma c'erano alcuni tesori nascosti tra la spazzatura, che era caduta nel fondo del canale per anni. Sorprendentemente, l'equipaggio ha scoperto vasche da bagno, biciclette e persino alcuni dischi di 75 mm della Prima Guerra Mondiale di quasi mezzo secolo fa. Gli eventi del 2001 hanno suscitato l'interesse della comunità e si sono presentati in gran numero per il più recente drenaggio e clean up nel 2016. Una folla curiosa si riunì sul territorio sperando di trovare tesori del passato o forse cose personali che erano state perse nel regno sommerso del Saint-Martin. Tuttavia, alcuni degli oggetti scoperti questa volta hanno lasciato la folla stupita dai gingilli scoperti che si riversavano in superficie.
superficie. Quindi, cosa hanno scoperto esattamente sul pavimento del canale prosciugato? Il personale della città è andato al lavoro il 4 gennaio 2016, il primo lunedì del nuovo anno. Questa intensa e massiccia operazione di manutenzione è iniziata vicino alla prima chiusa del canale, che collega il Canal Saint-Martin al Canal d'Orcoq, lungo 67 miglia. Poiché le acque torbide sono in realtà cariche di molto più dei rifiuti e degli oggetti perduti, dovevano essere sicuri di prendersi cura di qualsiasi creatura potesse vivere in acqua prima di poter drenare completamente il canale. Drenare l'intero canale richiede meno tempo di quanto si possa pensare. Il canale era pronto per aggiornamenti e riparazioni in circa una settimana, ma prima dovevano assicurarsi che i piccoli pesci fossero sani e salvi. Quindi, oltre a drenare 3 miglia di canale, la città si è presa cura di trasferire tutti i pesci che vivevano sott'acqua. C'erano 50 tonnellate di detriti decennali, spazzatura, fango e ogni sorta di interessanti effetti personali persi, simili al precedente sforzo della pulizia e riparazione di 15 anni prima. Ma una delle cose più intriganti che ha lasciato tutti perplessi sono la quantità di veicoli a motore scoperti lungo il canale. Almeno un'auto vera e propria è stata trovata, così come alcuni scooter. I veicoli a motore non sono l'unico mezzo di trasporto scoperto sotto la superficie. È stato ritrovato un sentiero ciclabile, tra cui una serie di biciclette pubbliche condivise, conosciute localmente come Biciclette de Vélib. Questo progetto, iniziato nel 2007, ha consegnato 14.500 biciclette per le strade di Parigi. Tuttavia, molte di esse sembravano aver incontrato una brutta fine. Non riesco proprio a credere alla quantità di biciclette lì dentro. Immagino che siano state rubate e gettate lì dopo, ha detto un testimone al Guardian. Inoltre, le biciclette non erano gli unici oggetti strani scoperti in fondo al canale. Un paio di moto sono state scoperte anche, mentre le acque continuavano a calare. Ma come hanno fatto a trovare pezzi di macchinari così preziosi nel canale? La verità potrebbe non essere mai conosciuta e ci sono molti altri enigmi da risolvere. Insieme alle biciclette e alle motociclette c'erano carrelli della spesa, sedie, pattumiere, valigie, sparsi per il terreno fangoso. Cose anche più rare come un lettore musicale e una tazza del water abbandonata hanno creato un'interessante immagine della vita all'interno del canale. Facci sapere cosa ne pensi di questi interessanti ritrovamenti nella sezione dei commenti qui sotto.